Allora, benvenuti a quest'ultima lezione dei corsi di Mezzi Avanzati. Per i pochi di voi che sono ancora rimasti, congratulazioni. Io inizierò questa parte di OpenVPN e di HCP. Quindi, per iniziare, cos'è una VPN? Allora, una VPN è un acronimo per Virtual Private Network, ovvero una tecnologia che ci permette di creare un'interconnessione tra computer, quindi rete, la quale non è accessibile da qualsiasi individuo, ma solo ad un gruppo ristretto di individui, e che non ha connessioni fisiche tra i computer interessati, ma è semplicemente una connessione virtuale solo via software. E nel nostro caso OpenVPN supporta anche crittografia ed è open source. Allora, perché usare una VPN? Perché non posso, per esempio, utilizzare SSH col comando trattino L? Perché SSH col comando trattino L è abbastanza limitato. Una VPN ci permette di fare molto di più. Per esempio, ci permette di connetterci in modo sicuro su reti che non sono sicure. Quindi, per esempio, magari siete ad un bar o così via, volete connettervi in modo sicuro all'internet e di modo che nessuno possa capire dati su cosa, che pagine visitate o cosa fate con la rete wifi. Esporre anche risorse remote, quindi per esempio mettete che avete a casa vostra server o comunque da qualche altra parte del mondo dei server e vi volete connettere senza troppi diciamo giochetti o comandi strani. Una VPN vi permette di esporre tutti i server di una rete direttamente senza alcun problema. Può essere utilizzata per interconnettere due server in modo sicuro, quindi per evitare che qualcuno, che anche se ci sia qualcuno nel mezzo a guardare la connessione, non riesca a capire bene come si scambiano questi due server, o comunque anche in un livello un pochettino più piccolo, se dovete esporre tutte le porte di un server perché ce ne avete tante e non volete un comando SSH lungo così, potete utilizzare una VPN che comunque vi garantisce un controllo abbastanza fine. Quindi partiamo con OpenVPN. OpenVPN è un software nato nel 2001, diciamo come in reazione al fatto che lo sviluppatore principale non riusciva a configurare IPsec. Nel caso non lo sapete, IPsec è un software di VPN, quindi come OpenVPN, solamente che c'è da vendere l'anima per farlo funzionare essenzialmente. Nel senso che è un software molto robusto, che ha molte funzionalità, però ha una configurazione abbastanza difficile da utilizzare e comunque molto difficile da mettere su un server, a meno che non siete per esempio una società o così via che ha bisogno di un'infrastruttura VPN veramente grossa. Quindi, come configuriamo OpenVPN? In modo semplice, quindi partiamo dal fatto che OpenVPN è un software che è nato per essere molto flessibile, è nato per in qualche modo rimpiazzare IPsec o comunque rimpiazzarlo in tutte quelle occasioni in cui non debba essere utilizzato in un contesto enterprise. Quindi se andiamo sulla mail page di OpenVPN ci troviamo questa bellissima schermata di tutte le opzioni e noi andremo una a una su tutte. No, scherzo. Allora, rallentiamo giusto un secondo, capiamo un secondo di cosa stiamo trattando. Quindi, OpenVPN, come avete visto, ha molte opzioni da linea di comando, il che vuol dire che può essere configurato in una varietà di modi. C'è da dire che comunque fare tutto da riga di comando alcune volte può essere scomodo e quindi magari lo vogliamo mettere su un file che ci permette di editarlo in un secondo momento, comunque di trasferirlo tra computer in modo facile senza copia e incollare o altre cose, e quindi OpenVPN ci dà la possibilità di prendere qualsiasi argomento da linea di comando che sia --, togliamo il --, lo mettiamo in un file e automaticamente quello diventa un file di configurazione OpenVPN che poi possiamo caricare con la configurazione config --, config e il file di config. Nel caso dello state chiedendo, sì, possiamo innestare le cose, il che porta a anche lì molta flessibilità, si possono avere sottosettaggi e così via. Giusto per darvi
diciamo, un aperitivo di quello che stiamo trattando, OpenVPN è comunque nato per essere utilizzabile in modo molto semplice. Quindi questo è un esempio veramente basilare su come potete setupare una connessione tra due computer con OpenVPN completamente sicura, a meno che qualcuno ottenga questa fatidica secret.key. Il nome secret dovrebbe suggerire che non la dovete dare a nessuno, a meno che qualcuno non riesce a procurarsi secret.key, nessuno sa quello che trasferite nel tunnel VPN. Quindi giusto, iniziamo a partire col primo settaggio, che diciamo una delle prime scelte che c'è da fare nel processo decisionale che porta al setup di una VPN, che è il tipo di device su cui trasmetteremo i pacchetti. Esistono due tipi di device: esiste il device tunnel e il device tap. L'opzione dev ha, a dire il vero, quattro modi per essere invocata. Può essere invocata con dev, tun o tap, senza nient'altro, e creerà automaticamente un'interfaccia dinamicamente. Quindi nel momento in cui lanciate il vostro client OpenVPN, vi creerà un'interfaccia che vi permetterà di esporre qualunque cosa ci sia dall'altra parte. L'altra opzione è TunX e TapX, che intendono dire Tun 0, Tun 1, Tap 1 e così via, che permette a OpenVPN di connettersi a un'interfaccia già creata. Ciò è utile nel caso in cui vogliate avere un'interfaccia persistente, e quindi per esempio per configurazioni un pochettino più avanzate potete essere sicuri che in qualsiasi momento il vostro computer abbia quell'interfaccia e possiate manipolarla in vari modi. Per creare un'interfaccia OpenVPN ci dà un comando che è mktun e dev, e dobbiamo semplicemente specificare il nome, e ciò ci permetterà di creare un'interfaccia persistente. Quindi indipendentemente da quello che succede, quell'interfaccia rimarrà lì sul nostro computer. Giusto prima di trattare le differenze sostanziali tra TUN e TAP, vorrei giusto farvi un leggero ripassino sui vari layer di networking. Quello in cui andremo, diciamo, a ripassare sono questi due layer. C'è il layer 2 e il layer 3. Allora, diciamo che partiamo ovviamente dal layer 1, che è semplicemente, questo è un filo e quindi noi facciamo passare corrente in un certo modo e quello trasmette dati. Nel layer qui sopra già parliamo di dati come rappresentazione di un'informazione, però in questo layer si parla di trame Ethernet, quindi essenzialmente quello che viene trasmesso nel filo con i segnali elettrici. E ovviamente questa è un'interfaccia di molto basso livello, è essenzialmente quello che i computer si trasmettono tramite il cavo, mentre subito di sopra di quello abbiamo il layer 3. Il layer 3 è il layer IT, ovvero il layer che si occupa di interconnettere più reti nel mondo, e quindi voi potete comodamente da casa vostra contattare Google, avere una pagina di ricerca senza dover muovere un dito. La differenza grossa che ci interessa a noi è il fatto che comunque il layer 2 contiene tutto quello che c'è sopra. Quindi il layer 2, oltre ad avere il layer 3, e quello che c'è sopra, c'è anche, diciamo, le sue informazioni. Invece il layer 3 non ha nessuna informazione di layer 2. Il layer 3 è completamente il layer 3 non ha nessun tipo di modo di sapere cosa sta accadendo al layer 2. Quindi cosa ci porta questo? Ci porta al fatto che abbiamo un'interfaccia TAP, che è essenzialmente una scheda di rete, fatta e finita come la scheda di rete che c'è in tutti i vostri computer, che vi permette di connettervi all'internet. È uguale, non uguale, però nel senso emula lo stesso comportamento che una scheda di rete tradizionale avrebbe nella trasmissione dei pacchetti, e quindi comunque permette protocolli molto particolari di andare. Quindi se per esempio avete un server molto antico, dovete necessariamente utilizzare protocolli
che non viaggiano su IP, TAP è un'ottima soluzione. Oltretutto vi permette di trasmettere pacchetti del tipo broadcast, quindi per esempio se volete ostare un LAN party in più sedi è la soluzione, diciamo, ottimale. È un'interfaccia e quindi, come ho detto, un'interfaccia di rete completa. Ovviamente, essendo un'interfaccia di rete completa, deve tenersi tutto, diciamo, il pacco di cose dell'interfaccia rete completa e quindi utilizzate molti più dati. Come possiamo utilizzare meno dati, perché ovviamente non vogliamo avere una banda misera, utilizziamo TUN. TUN essenzialmente è un'interfaccia di rete, ma in realtà lui prende il pacchetto e toglie la parte di layer 2. E quindi quello che ci rimane è un pacchetto layer 3 che poi noi trasmettiamo nella rete VPN. Quindi cosa vuol dire ciò? Vuol dire che siamo in qualche modo dipendenti dal protocollo IP, nel senso che un'interfaccia TUN trasmette solo e unicamente pacchetti IP o IPv6 con l'aggiornamento. Giusto per darvi l'indicazione della differenza, quando è uscito IPv6, quindi la specifica, OpenVPN non lo supportava, quindi se uno voleva connettersi a un server in IPv6 non poteva farlo con TUN, lo poteva fare con TAP perché TAP lavorava sotto. Ora ovviamente gli anni sono passati, OpenVPN si è aggiornato e abbiamo anche la funzionalità IPv6, quindi possiamo trasmettere pacchetti IPv6, funziona tutto bene. Ovviamente abbiamo lo svantaggio che se dobbiamo trasmettere qualcosa che non è IP abbiamo un problema. Ora arriviamo alla la seconda delle due scelte grosse per l'utilizzo della VPN. A dire ce ne sono tre, ne parleremo della terza subito dopo. Proto descrive il protocollo con cui vengono trasmesse i pacchetti, ce ne sono due, TCP e UDP. Giusto per darvi, per dirvi, diciamo, una scelta predefinita, in dubbio usate UDP. TCP ha il problema che se si utilizza una connessione TCP al di sopra, cioè nel senso noi abbiamo la connessione TCP della VPN che trasmette i dati, e se noi creiamo una connessione TCP all'interno della VPN, quello che viene a succedere è che se la nostra connessione è poco stabile abbiamo un problema. Perché TCP tenta di riconnettersi in caso di connessioni poco stabili, quindi abbiamo due connessioni TCP che tentano di riconnettersi l'un l'altra e caso delle latenze notevoli o comunque dei pacchetti che non arrivano a destinazione. Però TCP permette alcune feature molto interessanti, una delle quali è il fatto che si può mettere un'applicazione dietro OpenVPN. Ovvero un caso molto semplice in cui possiamo utilizzare questo è: vogliamo esporre OpenVPN su una porta che solitamente non è bloccata, scegliamo la porta HTTPS, quella che utilizziamo per l'internet, e quello che possiamo fare è avere OpenVPN setupato sulla porta 443 e dietro avere un server Apache, Nginx o così via che utilizza HTTPS. Quello che fa OpenVPN è semplicemente quando un client si connette e nota che non è un client OpenVPN, forwarda il pacchetto al server dietro. Questa è una feature che comunque può tornare utile in alcune situazioni. Ovviamente UDP permette una connessione molto più veloce e ci permette comunque di evitare problemi relativi alla latenza o alle connessioni poco stabili. Quindi ora passiamo a server remote. Server diciamo è una macro, nel senso che è un comando che fa molti, che fa più comandi di nascosto, diciamo. Quello che crea è un array di IP, ovvero dice, per esempio il comando questo dice di creare un server con questo tipo di IP, questa subnet. Quindi praticamente OpenVPN sa che un client che si connette verrà assegnato un IP in quel range, quindi per range 192.168.2.2.1 a 192.168.2.254, e quello è il suo range IP. C'è l'analogo IPv6, perché diciamo la configurazione IPv6 è un po' differente, comunque è un formato simile. Gli indirizzi IPv6 sono scritti in un modo leggermente differente rispetto a quelli IPv4, però comunque abbiamo
un indirizzo e una subnet mask che in questo caso viene messa in notazione CIDR, ovvero che i primi 64 bit fanno parte, identificano la rete. Ora, remote è il comando che permette di collegarsi a questo fatidico server OpenVPN. Quindi noi abbiamo un server da qualche parte e noi mettiamo sulla configurazione client il comando remote e questo comando ci permette di connetterci al server. Quello che c'è da notare è il fatto che possiamo mettere nella stessa configurazione più remote. Questo ci permette, per esempio, di avere più server OpenVPN a cui ci possiamo connettere nel caso uno dei primi non sia disponibile. Arriviamo ora a Secret. Secret è la keyword che permette di caricare, diciamo, la password che ci permette di cifrare tutto quello che passa per la VPN. Per creare una secret key lanciamo il comando OpenVPN genkey secret key. Questo nome ovviamente può essere qualunque voi vogliate, e con questo creiamo, diciamo, una tra virgolette password che ci permette di accedere alla VPN. Ovviamente dopo aver creato questo file dobbiamo metterlo in un posto sicuro, perché se qualcuno riuscisse a prenderlo potrebbe prima di tutto accedere alla nostra VPN, ma soprattutto se per disgrazia è stato lì ad ascoltare il rumore bianco che noi stavamo trasmettendo, può decifrarlo e capire cosa è passato per la VPN. Ora, altre opzioni utili. Abbiamo la push. La push è un'opzione utilissima perché ci permette di mandare delle configurazioni dal server al client. Quindi il server può dire al client: guarda, per favore fammi questo settaggio. Quindi possiamo mettere rotte, ping di tipo live, che sono semplicemente dei pacchettini che vengono mandati avanti e indietro per tenere la connessione aperta, se utilizzare meno la compressione, e ovviamente ciò, diciamo, per motivi di sicurezza, ovviamente tutto ciò non viene fatto in automatico. Il client deve specificare un comando pull che dice: io sono pronto ad accettare dei settaggi da push. Quindi, giusto per fare un esempio pratico, cosa sono le rotte? Allora, tutti voi, oso immaginare, usciranno da questo talk abbastanza confusi e arriveranno a casa e si connetteranno al wifi o, se siete un po' vintage, a un cavo Ethernet e magicamente avrete l'internet. In realtà quello che succede è che il vostro router, lo scatolotto che vi dà il vostro provider che fa l'internet, avrete il vostro scatolotto che utilizzerà una funzione che si chiama DHCP. Il DHCP, di cui parleremo dopo, essenzialmente dice al computer: guarda, tu sei su questa rete e hai questo indirizzo IP, questa netmask che dice semplicemente guarda, tutti gli indirizzi che iniziano con 192.168.1 sono nella tua stessa rete, e l'ultimo settaggio molto importante che dirà è gateway. Il gateway è intrinsecamente una rotta, nel senso che dice dove mandare i pacchetti perché si siano mandati al server giusto. In che senso? Nel senso che quando noi siamo a casa e scriviamo google.com tentiamo di ottenere la pagina Google con la barra di ricerca, l'immagine carina e tutto il resto. Per fare ciò il nostro computer guarda il suo indirizzo IP e la sua netmask che dice: l'IP di Google non inizia con 192.168.1 e quindi non è nella mia rete locale. Se fosse stato nella rete locale, lui mandava un pacchetto Ethernet, faceva il suo giro e arrivava a un computer dalla rete locale. Ma dato che non è nella rete locale, perché è negli Stati Uniti o comunque in un server che non è casa vostra, quello che fa è lo manda al gateway predefinito. Il gateway predefinito è una sorta di postino, nel senso che lui prende i pacchetti, li spedisce dove devono essere spediti e la risposta viene presa e rimandata al nostro computer molto comodamente. Quindi quello che farà il nostro computer quando scriviamo google.com è manderà un pacchetto qui
e poi il router si occuperà di mandarlo dentro all'internet e recuperare la risposta da Google. Perché tutto questo? Vi spiego tutto questo. Perché, per esempio, mettiamo un setup, diciamo, molto classico di OpenVPN. In un setup molto classico di OpenVPN, di tipo TUN soprattutto, abbiamo solitamente due reti separate. Quindi abbiamo una rete, per esempio, in un setup casalingo, abbiamo una rete di casa e una rete VPN. Questa rete, diciamo, non esiste realmente, è una rete virtuale, come vi ho detto, e ha un indirizzo IP 10.7.0.0. Quindi cosa vuol dire ciò? Vuol dire che in linea di principio queste due reti, cioè un computer dentro qui e un computer dentro qui, non si possono parlare. Come si può ovviare la cosa? Si può ovviare la cosa comunicando ai computer che si connettono da questo lato: guardate, si può parlare con dei computer dall'altro lato. Infatti si dice push route 192.168.0.0, quindi vi diciamo: guarda, se tu vuoi mandare un pacchetto IP ad un indirizzo che inizia con 192.168.0, mandalo a questo indirizzo, che guarda caso è il server VPN, però potrebbe anche essere un altro server, è molto flessibile la cosa. Quindi quello che accade è che noi tentiamo, per esempio, di connetterci al server di casa, e quello che accade è che un pacchetto viene mandato da qui al server VPN, il server VPN lo trasmette a questo computer. Problemino: questo computer non sa come rimandarlo a 10.7.0.1, per esempio, e quindi punto 2, scusate. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna anche a questo computer dire: guarda che c'è un modo per mandarlo dall'altra parte. Scopriremo come farlo verso la fine di DHCP, dove ci sono i parametri opzionali che ci permettono anche lì di specificare delle rotte verso altri indirizzi IP. Giusto per concludere la carrellata di opzioni abbastanza utili, c'è Redirect Gateway, che anche quella è una, diciamo, è una macro, nel senso che esegue un po' di istruzioni. Quello che vi permette di fare è in un solo colpo redirigere tutto il vostro traffico tramite la VPN. E quindi quello che permette di fare è che voi, per esempio, siete all'aeroporto, vi connettete al wifi gratis dell'aeroporto, utilizzate Redirect Gateway e nessuno tra l'aeroporto e casa vostra sa cosa state facendo. Potreste comprare delle bombe e nessuno lo saprebbe. Diciamo, ovviamente, da questo punto di vista è abbastanza brutta la prospettiva, però comunque ci sono delle preoccupazioni reali sullo spionaggio di Stato e su come comunque esistono, su come in certi stati lo Stato stesso spia i propri utenti. L'ultima opzione abbastanza utile è CompLZO. Ciò che fa è permette di comprimere una connessione, comprimere la connessione, quindi vi fa risparmiare un pochettino di banda, e considerando le CPU attuali non utilizza neanche tanta CPU, quindi solitamente utile, quindi diciamo come consiglio abilitatela. Ora, OpenVPN con autenticazione a chiave pubblica. Il problema più grosso di utilizzare il secret è che avete una connessione solamente tra due computer. Quindi avete il vostro server, avete il vostro client, vi connettete. Se avete più computer la cosa non funziona, non potete utilizzare lo stesso secret, perché OpenVPN tenta in qualche modo di dirvi: guardate, stai utilizzando un sistema sbagliato. Quindi che sistema utilizza OpenVPN per far connettere più client allo stesso server? L'autenticazione con certificato. Quindi è un sistema, come dice, sai, un sistema robusto dove ogni utente è identificato, quindi sappiamo che utente è quello, che utente è l'altro, e soprattutto è possibile revocare i certificati. Quindi, per esempio, mettiamo che
dovete fare un progetto e quindi dato che dovete fare un progetto che vi dà un'altra azienda, date a quest'altra azienda un certificato e quindi loro si possono connettere, possono vedere come sta andando il progetto, cosa state facendo e così via. Finito il vostro progetto, ovviamente vorreste che l'azienda non possa vedere cosa state facendo d'altro, magari per un'altra azienda che compete nello stesso mercato. E quindi quello che fate è revocate il certificato, ovvero praticamente dite a OpenVPN non accettare più questo certificato. Questo non si può fare con la secret, cioè si può fare con la secret.key semplicemente cancellandola e utilizzandone una nuova, però è un sistema comunque un pochettino più laborioso di quello che è revocare un certificato, e si possono creare CE intermedie, ma è diciamo un utilizzo molto avanzato della cosa. Quindi come funziona questo sistema di certificati? Essenzialmente partiamo con dei certificati che sono l'equivalente che voi scrivete su un pezzo di carta: io sono Pinco Pallo. Prendete un pezzo di carta, scrivete io sono Pinco Pallo, e come potete aspettarvi nessuno vi crederà, perché quel pezzo di carta non ha nessun tipo di autorità del dire voi siete veramente Pinco Pallo. Quindi quello che viene utilizzato è una CA, una ROC CA. Questa, ovvero la Certificate Authority, questo diciamo è un'entità che vi firma il certificato, quindi è un po' come se voi, in modo abbastanza lato, andaste con questo pezzo di carta in comune, e in comune vi mettono un timbro che dice sì, te sei Pinco Pallo. Questo sistema quindi essenzialmente funziona che voi create un po' di certificati che identificano i vari utenti di questa rete, quindi i server e i vari client, li fate firmare con la Certificate Authority, quindi la Certificate Authority mette la firma e dice io garantisco che questo è un utente che io ho, a cui ho permesso di accedere, e poi ovviamente li dovete distribuire ai vostri client, ai vostri server. Ovviamente la Certificate Authority è l'unica che ha anche l'autorità per revocare i certificati, queste cose devono sempre passare per la Certificate Authority. Quindi se un giorno vi sveglierete e per qualche ragione avete voglia di fare una public infrastructure a mano, vi auguro buona fortuna. Noi utilizzeremo EasyRSA. EasyRSA è un software che essenzialmente facilita la creazione di tutti questi file che ci permettono di connettere a VPN. Giusto per darvi un'indicazione, c'è molta documentazione sull'internet che si riferisce a EasyRSA 2. EasyRSA 2 aveva un sistema di comandi leggermente diverso da EasyRSA 3, che ha condensato tutti i comandi in un unico file. Quindi se per esempio vedete un comando che vi dice fate /build CA, nel nuovo EasyRSA è /EasyRSA build CA. Arrivando a questo, ovviamente dato che EasyRSA 3 è stato creato comunque un po' di anni fa, si può usufruirne tramite il package manager delle vostre distro, tranne per le distro Debian based. Quindi se avete Ubuntu, Debian, comunque se controllate, vedete che l'EasyRSA che avete è versione 2, vi sconsiglio fortemente di utilizzarla perché comunque non viene aggiornato da un po'. Utilizzate EasyRSA 3, nel caso non ce l'abbiate potete comunque scaricarla da GitHub con un comando git, e essenzialmente avete tutto quello che vi serve. Giusto per brevità vi farò vedere giusto degli snippet di comandi
perché dato che i path comunque sono molto larghi, tenterò di condensarli quei tre puntini. Quindi, come configurare un FPKI? Prima di tutto partiamo con l'inizializzazione, quindi c'è initPKI che è un comando che vi permette che permette di creare tutta la struttura di cartelle che poi sarà la vostra PKI, quindi ovviamente poca roba. Il vero mattone sarà buildCA. buildCA crea quella che è la Certificate Authority, ovvero l'entità che poi nella realtà è un file che vi permette di firmare i vostri certificati. Quello che creerà è un file private sia.key. Questo sia.key è un file importantissimo. Dopo che avete fatto i vostri certificati, quelli diciamo un pochettino più conservativi nella sicurezza consigliano di prenderlo e di metterlo su una chiavetta e di metterlo via, perché sia.key è quello che firma tutto e quindi se qualcuno ne prende possesso può firmare qualcosa a nome vostro essenzialmente. Giusto per farvi capire la gravità della cosa, quando le CA.key delle Certificate Authority dei siti che sono firmati in SSL, quindi tutti i siti che nella barra del vostro browser escono con HTTPS, tutti quei siti sono stati firmati da una root CA, ovvero una compagnia che garantisce super partes che quello è veramente il sito che volete andare, il sito che volete visitare, non qualche sito che in qualche modo potrebbe carpire il vostro conto corrente o altre cose. Nel caso in cui i siti, in questo caso, questi siti tengono questa sia.key dentro una cassaforte nel fondo dell'oceano e per questa ragione quando ne richiedete un certificato ci mettono un paio di giorni perché devono mandare il sub, prendere la cassaforte, tirarla fuori, aprirla, insomma le tengono al sicuro per un'ottima ragione. Quindi arriviamo al comandone, diciamo la star dello show, che è build server full con, e poi dopo subito seguito dal nome del certificato, cioè del nome che vogliamo dare al certificato. Questo praticamente vi crea la collezione di file che vi serve a connettervi, che vi serve da dare al server di modo da inizializzarlo. Ovviamente c'è l'equivalente per il client che è build client full. E giusto per concludere c'è un ultimo comando che dobbiamo fare che è GLDH, che non entrerò nei dettagli ma serve a creare dei parametri che inizializzano la connessione tra il server e il client. Quindi dove mettiamo cosa? Perché comunque verso la fine avremo un po' di file. Quindi abbiamo sia.crt che è essenzialmente un file che identifica che certificate authority abbiamo utilizzato. Quel file può essere distribuito ovunque, lo potete dare al vostro amico, lo potete mettere sull'internet, non c'è problema. Abbiamo invece i file .key e .crt nella cartella issued e private, che sono dei file che diciamo vi dovete tenere abbastanza stretti, ve li dovete tenere abbastanza stretti e dovete darli solamente al computer o all'entità che è intenzionata a connettersi al server. Come già detto, sia.key deve essere messo il più sicuro possibile. Mettetelo su una chiavetta, mettetelo da qualche parte che è difficilmente accedibile via internet, perché comunque se lo ottengono possono accedere al vostro VPN, possono fare di tutto. Giusto per farvi vedere che comunque il VPN è stato fatto con un'ottica di essere utilizzato in modo abbastanza semplice, bisogna aggiungere un'inezia di righe per configurare. Quindi dato server basta dirgli guarda questo è la certificate authority, questo è il tuo certificato. Lato client lo stesso, tranne il dfelman che è un parametro di configurazione. Ora giusto per concludere diciamo la parte OpenVPN vi faccio vedere un paio di esempi pratici su cosa si può fare con questo.
Allora, il primo esempio è un esempio classicissimo. Vogliamo creare una rete VPN e vogliamo redirigere tutto il traffico verso essa, e quindi nessuno sa cosa stiamo facendo. Quindi, ovviamente, configurazione classica, certificata, arriviamo all'opzione Redina, che è Redirect Gateway. Def1 è, diciamo, una variante che la configura in modo corretto, di modo che vi ridirige tutto il traffico. E poi dopo da shell, se siete stati al talk di martedì, avrete scoperto che c'è IPv tables che vi permette di eseguire un po' di rerouting. Questi tre comandi vi permettono di fare nothing, ovvero il vostro server VPN si occupa di gestire tutte le richieste internet dei client connessi in rete VPN. La seconda opzione, la seconda opzione abbastanza classica che si può setappare, è una soluzione nella quale utilizziamo TAP, ovvero utilizziamo un'interfaccia di livello 2. Per farlo bisogna creare un'interfaccia persistente, vi farò vedere perché. Dobbiamo settare del TAP 0 ovviamente, e poi dopo dobbiamo settare un bridge. Quello che il bridge fa è essenzialmente dire scocciamo insieme due interfacce di rete. Quindi quello che fa è prende tutti i pacchetti che passano per la rete VPN e, se necessario, li manda sulla rete Ethernet in questo caso. Quindi tutto ciò che è attaccato in Ethernet al server VPN può essere anche trasmesso sulla rete VPN. Ovviamente si usa IP in questo caso, però esistono altre utility, dipende dal sistema che utilizzate. C'è BRCTL in altre distro, per esempio. Ora arriviamo a questo fatidico DHCP che ci permette di connetterci all'internet da casa. Quindi cosa fa il DHCP? Essenzialmente, quando il nostro computer si connette alla rete di casa, succedono un po' di cose, tra le quali una è ottenere un indirizzo IP per potersi connettere. Quindi quello che fa il nostro computer è, il computer vede, oh guarda, sono connesso ad una rete, mandiamo una discovery, ovvero quello che fa è praticamente sale sopra una sedia, in modo diciamo virtuale, urla qualcuno mi dia un IP e si mette ad ascoltare se qualcuno risponde. Noi abbiamo il nostro server DHCP che risponde con una offer è essenzialmente dire guarda, io sono un server DHCP, ti posso dare questo indirizzo IP. Ovviamente la cosa non è tacita, quindi il nostro cliente risponde con una request e quindi dice sì, l'IP che mi hai dato mi va bene o no, non mi va bene, e tutto si conclude con una tappa che è essenzialmente dire ok, ci siamo messi d'accordo. Da notare il fatto che praticamente in tutte le reti casalinghe c'è un DHCP. In alcuni router lo potete disattivare e potete utilizzare un DHCP vostro che vi permette di avere un pochettino più di controllo su come vengono distribuiti gli indirizzi IP, e vi permette anche di bypassare alcuni settaggi che vengono messi da chi vi dà il router di casa per limitare le connessioni. Quindi diciamo un esempio che ho avuto nella mia esperienza personale è che uno dei miei primi router aveva un DHCP che era settato in modo diciamo non modificabile a 24 indirizzi IP. Quindi io non potevo connettere più di 24 computer alla rete, ciononostante la cosa era fattibile, cioè nel senso non c'era nessun limite tecnico per farlo, era semplicemente l'internet service provider che in qualche modo tentava di limitare quanti computer si connettessero alla rete. Quindi ora introduciamo DNS Mask. DNS Mask è uno tra i vari software che permettono di fare un server DHCP. DNS Mask nello specifico è un
è un programma che svolge più funzioni, non solo DHCP ma anche altre che non descriverò, non descriverò in questo frangente, però se guardate la main page di DNS Mask comunque potete imparare quali funzionalità offre. Quindi ovviamente lo possiamo installare con i vari package manager delle varie distro e poi arriviamo sempre ad una situazione che abbiamo già visto, ovvero DNS Mask ha una main page gigantesca con tantissime opzioni che sono sempre --, qualcosa. Possiamo prendere tutte queste opzioni --, e metterle in un file e poi passare l'opzione --C grande, e quindi da un qualcosa tipo questo che è già abbastanza lungo. Possiamo invece scriverlo su un file e poi lanciarlo con DNS Mask -C e il file. Presenterò giusto tre comandi, però questi tre comandi vi permettono essenzialmente di fare il 99,999% di tutto quello che vi servirà a un server DHCP. Il protocollo DHCP è stato studiato per essere minimale, nel senso che non vi fa il caffè, vi dà semplicemente un indirizzo IP e se necessario un gateway e delle rotte statiche e poco altro, onestamente. Quindi non vi aspettate dei miracoli. Il primo comando è DHCP range. DHCP range essenzialmente inizializza la componente DHCP di DNS Mask. Ha un formato di questo tipo che speriamo. Quindi interfaccia che, nel caso non siate abituati, le opzioni tra le parentesi quadre è opzionale. Quindi nel caso non lo mettete, si applica a tutte le interfacce a cui DNS Mask è connesso. Se invece mettete un'interfaccia come potrebbe essere ETH0, TAP0, TUN0 e così via, si applica solo a quell'interfaccia specifica. Quindi abbiamo un inizio di IP, una fine di IP, molto simile a quello che è il comando server di OpenVPN, una netmask che indica quali computer sono sulla rete locale e un tempo di noleggio. Una caratteristica del DHCP è che gli indirizzi IP vengono noleggiati, cioè nel senso un computer si connette al DHCP, il DHCP gli offre un IP, l'IP viene dato per un tempo limitato, solitamente sono 24 ore, però possono anche variare, potrei darlo per 10 minuti come potrei darlo per un anno, non cambia molto. Quindi abbiamo l'indirizzo IP, l'inizio IP, quindi il primo IP del pool di indirizzi IP serviti, quindi per esempio in questo esempio sto dicendo che DNS Mask ascolterà solo sull'interfaccia ETH0 che è l'interfaccia Ethernet, quindi se qualcosa si connette su una rete VPN non avrà questa funzionalità, avrà la funzionalità solo sulla rete Ethernet. Inizia il primo IP che darà sarà 192.168.1.1 e l'ultimo sarà 2.1.200 e un indirizzo IP che darà verrà dato per 24 ore. Quindi se voi spegnete il vostro computer e entro le 24 ore vi riconnettete, avrete lo stesso indirizzo IP. Ci sono altri motivi per cui non potreste avere lo stesso indirizzo IP, perché per esempio è arrivato qualcun altro e il server DHCP era un secondo lì a dire non ho abbastanza indirizzi IP, quest'altro se è disconnesso già da un po', tieni. E quindi può essere che non abbiate sempre lo stesso indirizzo IP a casa vostra. Ciò nonostante, la cosa occorre abbastanza frequentemente. Poi abbiamo la seconda opzione, che è DHCP host. DHCP host ha un ruolo duale, serve a bloccare specifici indirizzi MAC. Gli indirizzi MAC sono il tipo di indirizzamento che viene utilizzato al layer 2, quindi la vostra scheda, ogni scheda di rete ha un indirizzo MAC distinto una dall'altra, un'interfaccia TUN e TAP ha un MAC distinto, e quindi quello che ci
permette di fare è di o bloccare uno specifico MAC oppure di riservargli un indirizzo IP. Quindi se per esempio vogliamo che il nostro portatile quando ci connettiamo abbia sempre lo stesso indirizzo IP, possiamo fare ciò tramite DHCP host. Quindi abbiamo l'indirizzo MAC che è semplicemente un identificativo dell'interfaccia che si connette alla rete, abbiamo un IP, quindi qui possiamo specificare che IP vogliamo che sia settato, e abbiamo la seconda variante che è con ignore. Quello che vuol dire è che semplicemente il computer va sopra la sedia, urla qualcuno mi dia un indirizzo IP e questo server DHCP nello specifico non risponderà. Una cosa che c'è da essere consapevoli è che non c'è nessun tipo di controllo se ci sono più server DHCP nella stessa rete. Essenzialmente vince chi arriva prima. Quindi dopo che il vostro computer ha urlato datemi un IP, il primo che risponde è quello che vince. Quindi se voi riuscite a battere il router di casa a dare un indirizzo IP, il vostro computer setterà quell'indirizzo IP, non quello che dice il router di casa. Concludiamo con DHCP option. DHCP option ci permette di specificare delle opzioni addizionali rispetto a quelle di default del protocollo DHCP. Questo ci permette di configurare un pochettino più di cose lato rete. Quindi il formato è DHCP option uguale numero opzione e poi dopo tutti i vari campi che bisogna sapere quali sono, separati da virgola. Ovviamente opzione, codice opzione, presento due esempi. Il primo è il router di default, quindi è quello che vi permette ovviamente di contattare altri server al di fuori della rete locale. L'opzione numero 3 è qui mettete l'indirizzo IP al quale contattare il gateway e avere i vostri pacchetti trasmessi nell'internet. E l'altra opzione che è molto comoda è la 121. 121 ci permette di creare delle rotte statiche, quindi quando vi ho detto si può, alla fine capiremo come fare dalla parte diciamo rete locale al server VPN, intendevo questo. Se riusciamo a disattivare il DHCP del nostro router e ad attivare il DHCP del server nella rete locale, quello che possiamo fare è che ogni client che si connette nella rete locale avrà questa informazione che guarda, se tu vuoi connetterti alla rete VPN, ovvero la rete che inizia con 172.7.0, basta che mandi il pacchetto a questo indirizzo IP e a quel punto il nostro server si occuperà di prenderselo in carico e mandarlo nella rete VPN. Giusto per concludere, lascio un po' di riferimenti che potrebbero essere utili. I primi due sono per OpenVPN nello specifico, il terzo è un ottimo libro che vi spiega come utilizzare OpenSSL, che è essenzialmente il programma che ci sta sotto OpenVPN per gestire la cifratura. Quindi se come ho detto fatidicamente vi svegliate e volete farvi una CA a mano, vi leggete questo e sapete tutto quello che c'è da sapere su come farlo. Nel caso ve lo stiate chiedendo, queste slides sono disponibili su slides.pol.org nel caso vi servano dopo. Metto questo è Crypto 101, che è un sito nel quale spiegano passo per passo, in modo abbastanza comprensibile, cos'è la crittografia, come funziona e così via, giusto per farvi una migliore idea di come effettivamente succede, di cosa succede effettivamente quando mandate dei dati e li dovete cifrare. Questo quest'ultimo è una guida molto utile al networking, che è stata scritta da un'università belga,
che vi permette comunque di capire abbastanza a fondo come funziona una rete in, diciamo, in tutti i suoi dettagli. Gli ultimi due, l'ultimo è gli RFC del protocollo di HCP, è una lettura abbastanza breve, posso dire, rispetto a molti libri universitari, ovviamente, e ce ne sono tre. I primi due sono, concernono di HCP versione 4, l'ultimo è la specifica di DHCP versione 6, ovvero quella che si utilizza nel caso siete in una rete IPv6. E ovviamente le main page dei relativi tool, quindi OpenVPN e DNS Mask Q. Giusto due riferimenti alle immagini che ho utilizzato nella presentazione e vi ringrazio per l'attenzione. Dimmi. A livello di firewall, sì, come dovrei configurare per avere un servizio VPN remoto senza... Allora, dipende molto, diciamo, su che livello di sicurezza vuoi attenere, però diciamo un settaggio abbastanza base è di bloccare tutto e semplicemente permettere alla porta di OpenVPN, che al momento non, credo che sia la 1803, però non sono sicuro, comunque il settaggio classico è di dire blocca tutte le porte, permetti solo la porta di OpenVPN a passare e magari solo da quell'interfaccia che è l'interfaccia VPN, diciamo. È un settaggio abbastanza, quello sarebbe un settaggio abbastanza buono iniziale. Altre domande? No.